Ciao a tutti, utenza di Anime Click. Stiamo oggi qui con un gradito ospite, una disegnatrice che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi anni e che finalmente siamo riusciti a portare davanti alle nostre telecamere, Mirka Andolfo. Ciao. Mirka, innanzitutto ci racconti un pochino i tuoi trascorsi, perché tutti ti conoscono per Sacro e Profano, soprattutto sul web, ma adesso ora anche nelle varie fiere e anche in fumetteria. Ma come nasce la tua passione per il fumetto? La mia passione per il fumetto nasce da quando ero piccola. Mio padre leggeva tantissimi fumetti, mamma disegnava, quindi penso sia stato ognuna di queste due cose. E ho sempre voluto disegnare e fare fumetti da quando ne ho ricordo. Quali erano i tuoi fumetti preferiti? Su quale... A me piaceva moltissimo, un sacco di manga in generale, poi Witch mi piaceva, Skedoll, quel genere. E quindi infatti questo si ricalca un po' sul tuo genere, che sì, è un po' manga, sì. Perché alla fine il discorso è sempre questo, fra gli amanti del manga, quello puro giapponese, che giudicano i fumetti italiani un po' delle spiazzature. In realtà io ho parlato pure con diversi insegnanti di fumetto giapponese e dicono che in realtà quello italiano è veramente una forma di ibridazione molto interessante. No, ma poi infatti, ormai la mia generazione è cresciuta con appunto Witch, Barbucci, cioè che ha fatto proprio scuola. Secondo me l'ibridazione, diciamo così, è uno stile molto interessante. Pure in altri disegnatori mi piacciono tantissimo, che hanno lo stesso impegno. Tu sei nata sul web un pochino con questi personaggi di Sacro e Profano. Con Sacro e Profano sì. Sì, e quindi com'è nata questa voglia di fare le cose sul web e pensavi che potevano avere successo? Ma io sinceramente quando ho fatto Sacro e Profano non l'ho proprio pensato per il web. Infatti non è un fumetto proprio da web. Adesso si trovano molti più fumetti webcomics fatti tavola conclusiva, però in realtà no, era stato pensato come fumetto proprio da stampare, cioè poi non sapevo se sarebbe mai stato stampato, però io l'avevo ragionato così come fumetto francese, perché Sacro e Profano è un tipico fumetto francese, sì. La griglia francese, tipo di gag, e non pensavo sinceramente che avrebbe, che neanche che sarebbe stato pubblicato pure. Anche perché si vede un pochino il divertimento nel farlo. Sì, molto, ma cioè, Sacro e Profano è il mio giocattolo, tutto, sinceramente. E credo che poi in realtà ti dà più forse fama, no? In questo momento? Penso di sì. Invece tu hai partecipato ovviamente anche a altri fumetti, ce ne puoi parlare? Sì, io prima di Sacro e Profano e ancora adesso, prima di Sacro e Profano facevo soprattutto da colorista, ancora adesso appunto lo faccio alle volte delle storie per Topolino, qualcosa in America, in Francia, poi adesso sto disegnando per una casettrice americana che si chiama Dynamite, ho fatto Vampirella, ho fatto Red Sonja, Jungle Girl, un crossover e così. Come una cosa che mi chiedono spesso, dice, tu conosci, vedi un po' i disegnatori, com'è possibile cambiare così tanto stile? Cioè, guarda, da Sacro e Profano tutto gommoso, a Vampirella, a Topolino ancora, perché per Topolino bambini... Topolino coloro solo. Però ma... ci vuole... Cioè, per esempio questo Sacro e Profano, diciamo, sì. Cioè, è un pochino per adulti. Sì, sì. Vabbè, anche se c'è un disegno che non è, cioè, assolutamente è molto sì. Infantile. Però le tematiche non sì, lo sono le tematiche per niente. Questa forse è la cosa per, sì, e mi piace giocare su questa cosa, infatti, perché a me piace molto i contrasti. Per il fatto dello stile mi piace anche molto sperimentare. Poi per esempio Sacro e Profano non si è che uso per fare l'umoristico, ma quando faccio un disegno, che ne so, una storia di un altro tipo, preferisco fare uno stile che non è realistico. In realtà è un disegno proprio realistico, uno stile un po' mio, che è un po' che è più realistico comunque di Sacro e Profano. Tu hai, cioè, stavamo parlando prima. Ma hai conosciuto tanti manga, quindi anche questo lo stile si vede, hai un pochino qualche punto di riferimento? Come manga? Guarda, è che me ne piace così tanto, in realtà a me come punto, diciamo, il mio punto di riferimento più che altro Witch, Barbucci, Canepa, quel genere. Infatti si vede, sì, molto. Sì. E invece come fumetto che ti piacerebbe fare, anche come storia? Cioè vuoi continuare sempre su questo genere? Tu sei giovanissima. No, mi piace cambiare il genere, Sacro e Profano è un genere che mi piace, però mi piacerebbe fare anche un giorno per esempio qualcosa di più horror, perché è un genere che mi piace molto. Quindi, cioè, hai già in mente qualche cosa? Niente di concreto, cioè, adesso sono troppo concentrata a fare i lavori che sto facendo adesso e Sacro e Profano. Quanto è faticoso fare il lavoro che fai? Perché effettivamente ti vediamo spesso alle fiere, giri parecchio, anche te. Guarda, girando per fiere diventa difficile a volte, cioè io mentre sto qua non sto lavorando. Quando hai il tempo per lavorare? Quindi è difficile, un po' ma io per esempio qui in albergo, cioè in albergo c'ho il mio computer, continuo a lavorare, cioè la companion. Quindi non mi fermo mai in realtà. Quando viaggio in treno, quando è un treno comodo, tipo che non so, c'è il tavolo, mi metto a lavorare. E devo
devo cercare di non rimanere indietro le tavole, anche perché in America devo fare 20 tavole al mese, quindi. Qual è la differenza tra lavorare con gli americani e lavorare con gli italiani? Ma non, in realtà io ho poca esperienza comunque qua in Italia, perché a parte sai come fanno il Dylan Dog Color Fest che ho fatto, che cioè, mi sono trovata benissimo, non ho molta esperienza come disegnatrice in Italia, quindi non potrei fare tanto. L'esperienza con Dylan Dog però è stata molto interessante. Sì, sì. Oltretutto ti ha dato modo di conoscere anche altri personaggi molto famosi e di lavorare con loro. Sì, poi è stato divertente perché mi è stato chiesto chiaramente di farlo un po' umoristico come sapevo fare lo stile, quindi è stato divertente, a me piace mischiare queste cose. Progetti per il futuro? Ci puoi anticipare qualcosa? Guarda, come ho detto prima, sono troppo concentrata a fine Sacro Profano. Infatti deve uscire il terzo e ultimo volume di Sacro Profano. Sì, che sarà un po' una disgrazia, perché poi finisce una cosa che ci piace. Ma non è detto che finisca, in realtà, ci sto pensando. Allora, è che non lo so neanche io, sinceramente. Di sicuro non ci sarà Sacro Profano 4, per dire. Però questo ciclo si chiude. Poi non so in futuro se farò altre cose, ci sto pensando. Ci vediamo al Cartoon Village poi, dovresti esserci, e in più a tutte le prossime fiere. Okay, va bene? E con tutti dai appuntamento poi sempre ai tuoi stand? Sì, sono da Guru Fumetteria qui alla Sagra dei Fumetti. Va bene, salutiamo Mirka Adolfo. Ciao a tutti.